Cari fratelli, care sorelle, buon pomeriggio, benvenuti nella seconda parte dello studio sulla fine dei tempi e sulla profezia dei tempi della fine. Dopo la crisi finanziaria, come dicevamo, sorgerà la bestia, l'anticristo. Una volta che salirà al potere, farà un patto, come scritto in Daniele 9:27. Daniele 9:27. Egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana. Verrà stipulato un patto di 7 anni, dove parteciperanno le 3 principali religioni mondiali, tutte le potenze mondiali, faranno l'accordo sulla costruzione del terzo tempio di Gerusalemme, tempio che era stato distrutto dai romani nel 70 d.C. Verrà ripristinato il sacrificio continuo, che sarebbe il sacrificio degli animali che gli ebrei facevano un tempo in onore del Signore. Infatti c'è tutto pronto, gli animali sono anche pronti per il sacrificio e anche tutta l'attrezzatura, tutti gli arredi necessari per il tempio. Manca solo la firma del patto, in pratica, e poi parte la ricostruzione del tempio. È stabilito che la costruzione del tempio durerà all'incirca 220 giorni, sarebbe 7 mesi e 10 giorni. Domanda: come si arriva a questo numero? Andiamo a leggere Daniele 8 dal 13 al 14. Daniele 8 dal 13 al 14. Poi udì un santo che parlava e un altro santo che disse a quello che parlava: fino a quando durerà la visione del sacrificio continuo, la trasgressione della desolazione, che abbandona il luogo santo l'esercito ad essere calpestati? Egli mi disse: fino a 2300 giorni, poi il santuario sarà purificato. Quindi, se noi calcoliamo che il patto durerà 7 anni, 7 anni sono 2520 giorni. Sottraiamo il numero che è stato detto in questa scrittura, 2300, e otteniamo i giorni per la ricostruzione del Tempio. Dopo 3 anni e mezzo, come detto nella scrittura di Daniele 9:27, questo patto verrà infranto e l'Anticristo darà inizio alla grande tribolazione. Ma nel mezzo della settimana farà cessare sacrificio e oblazione, e sulle ali dell'abominazione verrà un devastatore, finché la totale distruzione che è decretata sarà riversata sul devastatore. Alla rottura di questo patto, l'Anticristo metterà l'abominazione della desolazione nel luogo santo. Il luogo santo è il Tempio di Gerusalemme. E scatenerà la grande tribolazione. Andiamo a leggere, per favore, Matteo 24, 15, 22. Matteo 24, 15, 22. Quando dunque avrete visto l'abominazione della desolazione predetta dal profeta Daniele posta nel luogo santo, chi legge intenda, allora coloro che sono nella Giudea fuggano ai monti, chi si trova sulla terrazza della casa non scenda a prendere qualcosa di casa sua, e chi è nei campi non torni indietro a prendere il suo mantello, ma guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, e pregate che la vostra fuga non accada d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una tribolazione così grande quale non vi fu mai dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà, e se quei giorni non fossero abbreviati nessuna carne si salverebbe, ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Molti si chiedono: ma cos'è la grande tribolazione? La grande tribolazione è un periodo che non si è mai visto nell'arco della storia dell'uomo. È un periodo di grande sofferenza, di grande persecuzione. I cristiani verranno perseguitati, torturati e uccisi. Lo leggiamo in Apocalisse 13:7, poi Daniele 7:25. Apocalisse 13:7. E le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli. E le fu dato autorità sopra ogni tribù, lingua e nazione. Daniele 7:25. Egli proferirà parole contro l'Altissimo, perseguiterà i santi dell'Altissimo con l'intento di sterminarli, e penserà di mutare i tempi della legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo dei tempi e la metà di un tempo. Quindi praticamente è un periodo di grande persecuzione, e non solo. Durante la tribolazione ci saranno anche grandi guerre, ma questo lo andremo a vedere più in là. In Daniele 7:25 è scritto: e penserà di mutare i tempi e la legge. Che cosa significa? Vi faccio un esempio. Gli ebrei onorano il sabato, i cristiani onorano la domenica, i musulmani onorano il venerdì, per esempio. Lui, non so come però, questa è una mia idea, cambierà, muterà queste cose, cambierà i giorni, adatterà le costituzioni in modo da unificarle, perché lui dovrà controllare il mondo, dovrà essere il condottiero, tra virgolette, del mondo, quindi dovrà mutare per forza la legge, perché tutti si dovranno adattare al sistema, e per adattarsi al sistema, inoltre,
lui, come abbiamo detto in un audio precedente, impianterà il marchio della bestia e costringerà la popolazione a seguirlo e ad adorarlo, ma i cristiani non lo prenderanno il marchio, ecco perché saranno perseguitati. Fratelli, ci sono altre curiosità? Chiudiamo la seconda parte di questo audio. Il Signore vi benedica nel suo nome, nel nome di Gesù Cristo. Vi ringraziamo per l'attenzione. Ciao a tutti, fratelli. Che Dio vi benedica. Che Dio vi benedica.